Questo allora un sogno che si avvera dopo un campionato giocato su ottimi livelli, ma che poi alla fine 2 settimane fa forse li vedeva quasi spacciati, no? Dopo... No, il problema è dai punti di vista. Noi, nonostante la sconfitta, eravamo primi in classifica, bisognava completare il campionato, siamo rimasti primi in classifica con la Biellese. Tutti abbiamo giocato 10 partite, noi la Biellese abbiamo finito davanti, meritavamo in tutta onestà tutte e due squadre di salto di categoria. Però il calcio a volte è meraviglioso, a volte invece è crudele, e ma ne avevamo parlato prima insieme a Mister Riss. Oggi uno dei due doveva gioire, uno soffrire, e sono felice perché hanno vinto i miei ragazzi facendo una buona partita contro un'ottima squadra, come dicevo prima. Non era facile, assolutamente siamo andati sotto. Abbiamo cercato comunque di rimanere in partita, ci siamo riusciti, e poi il coronamento poi di tutti i sacrifici fatti e di tutto quello che poi ci è accaduto in queste 11 partite. Quindi mentalmente mi stai dicendo che siete rimasti comunque sempre sul pezzo, non avete mai creduto alla possibilità di non giocarvi questa promozione? Assolutamente, ci siamo allenati anche quando tutti ci davano ormai fuori, però poi il buon Dio, ma anche perché era giusto così, ti ho detto, bisognava concludere comunque il campionato. Ci ha riservato un primo posto, come ti dicevo prima, insieme a un'altra grande squadra. È stata una bella partita, combattuta sotto un caldo infernale, il 27 giugno, non dimentichiamo tutte queste cose qua. Quindi complimenti a tutte e due le squadre. Complimenti a Mister, complimenti.